Buongiorno. Buongiorno, mister. Ciao, buongiorno a tutti. Mister, subito con te per capire questa situazione legata proprio al centrocampo, perché abbiamo parlato in apertura di trasmissione con il collega Di Marca che si è occupato della questione Kovacic, che è una questione anche affascinante, no? Dal punto di vista onomastico, se vogliamo, visto che comunque parliamo di un calciatore di grande levatura. Il Napoli ha chiuso l'operazione Fabian Ruiz, il Napoli cederà Jorginho al Manchester City, anzi, a proposito, tra un attimo diamo anche dei dettagli sul perché questo affare non si è ancora chiuso, stiamo parlando di dettagli, lo ribadisco. Entra Fabian Ruiz, esce Jorginho, potrebbe in qualche modo cambiare la fisionomia del centrocampo. Ti chiedo, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, da quello che è il tuo punto di vista, Carlo Ancelotti ha bisogno di Kovacic? Sicuramente Kovacic è un giocatore che lui conosce benissimo, un giocatore che non scopriamo oggi, è un giocatore che è una garanzia perché ha delle qualità dimostrate anche in club importanti e quindi insomma è un giocatore pronto per quella che è la piazza di Napoli. Se c'è questa trattativa in corso, sicuramente Ancelotti ha fatto una valutazione ben precisa per quelle che saranno poi le trame di gioco che vorrà applicare al nuovo Napoli. Mister, restando sempre in tema centrocampo, per un Fabian Ruiz che arriva al Napoli, la Juventus ha ufficializzato Emre Can. Anche in questo caso la Juventus punta su dei calciatori più affermati, con una certa esperienza internazionale, ancora una volta a parametro zero, a dimostrare quale sia la forza anche persuasiva che può avere la società, come una società come la Juventus. A questo punto serve solo Ancelotti il quid in più che ha il Napoli quest'anno per provare di nuovo a lottare almeno con la Juventus. Ma guarda, partiamo dal presupposto che secondo me non è un caso che tutte le squadre si stiano muovendo in quella zona del campo, che io considero una zona importante, la zona nevralgica, e quindi vedi la Juve si è mossa a centrocampo, vedi l'Inter si è mossa acquisendo una Nainggolan, un giocatore insomma importantissimo, e il Napoli si sta muovendo in quella zona del campo. E sicuramente sono quelle operazioni che vanno fatte immediatamente per dare insomma un punto di equilibrio alla squadra. Poi per quanto riguarda invece il discorso del mister Ancelotti, ripeto, io credo lui sia una garanzia per quello che sarà il nuovo Napoli, è l'unica persona che in questo momento poteva ereditare ciò che ha lasciato Sarri e tutto il lavoro che ha fatto Sarri. Non è facile, lui credo lo sappia benissimo, però ha le qualità e le capacità per poter insomma portare il Napoli a continuare quel percorso di crescita che ha iniziato un po' di anni fa. Senti mister, io sono costretto a farti anche un altro tipo di domanda, perché da stamattina che girano delle voci, io devo dare sempre onore al merito a chi le notizie le tira fuori, il portale IM Naples diretto dal nostro amico Ciro Troise dice che come nuovo allenatore della primavera del Napoli ci sarebbero stati dei contatti tra diversi profili, tra cui ci saresti anche tu, chiaramente agevolato dal fatto che Edireia proprio oggi sta parlando con De Laurentiis e potrebbe prendere tra virgolette in mano la gestione del settore giovanile, coadiuvato da un altro tuo amico che è Gianluca Grava, che attualmente come ben sai è già responsabile del settore giovanile. Io ti chiedo se ci puoi prima di tutto dire se ti piacerebbe avere dopo un'esperienza importante che hai fatto con il Pisa la possibilità di allenare la primavera del Napoli, e poi parliamo anche dei possibili contatti. Innanzitutto devo dire che siete tremendi. Allora, il mister Rea non l'ho sentito, è vero che c'è stata una chiacchierata con Grava, con Gianluca, ma in segno d'amicizia, del rapporto che abbiamo avuto, che abbiamo insomma, abbiamo giocato insieme diversi anni e quindi ogni tanto ci sentiamo, ma è stata una chiacchierata diciamo tra due amici. È venuto fuori il discorso della primavera,
io ho detto che sarebbe una cosa che mi potrebbe interessare, che mi piacerebbe, e niente, poi ci siamo dati appuntamento più avanti, però insomma è stata proprio una chiacchierata così, partita da due amici, non da due operatori, insomma, certo, del settore. Mister, quanto è importante avere una primavera, un settore giovanile florido anche per la prima squadra? Molto importante, anche se il lavoro principale va fatto prima, e poi è un percorso che va fatto, va cominciato e va portato avanti. È chiaro che non puoi arrivare a costruire una primavera da zero, devi avere comunque delle basi solide. E per questo insomma c'è bisogno di un lavoro fatto negli anni. Io, mister, mi auguro francamente che tu davvero possa ricoprire questo ruolo, perché io sono tra virgolette giornalisticamente nato seguendo il settore giovanile del Napoli, ancora oggi lo faccio con grande passione. Chi ha fatto questo lavoro negli ultimi anni ha avuto degli alti e bassi, non è stato sempre semplice, era filtrato che il Napoli stesse cercando un allenatore che avesse spessore ed esperienza in Serie C, ed è il tuo chiaramente profilo per questa primavera. Soprattutto si inizierebbe un percorso che, come tutte le grandi squadre, vede dei grandi ex calciatori che sappiano dare un connotato anche etico e morale di altissimo profilo a questi ragazzi. Io faccio il tifo per questa soluzione, perché davvero immagino che tu possa dare tantissimo alla causa della primavera del Napoli. Partendo da un presupposto, ormai hai un background di conoscenze e soprattutto una reputazione da allenatore che ti potrebbe consentire di avere degli incarichi anche diversi. Se vuoi abbracciare il progetto Napoli è perché davvero pensi, credo io, di poter dare tanto anche a livello di motivazione a questi ragazzi e poterli forgiare in un certo modo, immagino. Grazie intanto per i complimenti. Dicevo prima anche a qualche altro tuo collega, l'esperienza in primavera in alcune situazioni diciamo che l'ho rifiutata, però quella di Napoli insomma è una realtà che io conosco benissimo, è una realtà che mi ha dato tanto, è una piazza con cui sono ancora tutt'oggi legato, ed è una sfida insomma che mi affascina. Ora di qua insomma a dire che ci possono essere davvero degli sviluppi, insomma, ne basta. Però i presupposti, insomma, la voglia c'è. Ora vediamo cosa si potrà fare. Facciamo il nostro in bocca al lupo allora, mister. Non ho sentito. Il nostro in bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Un saluto. Saluto a mister Michele Pazienza, provando a spostarci al touch, sì. Dove possiamo effettivamente rispondere a qualche curiosità da parte dei nostri tifosi.